Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua, come avrete potuto leggere dal titolo, per cambiare la mia bacheca. Non so se vi ricordate, qua adesso vi metto l'immagine di com'era l'ultima volta. Vedete comunque tema natalizio e oggi andremo a farla invece tema primaverile. Ho già scelto le decorazioni, chiaramente, e niente, intanto andremo pure a disfare perché è ancora rimasta così da Natale e poi vi spiego un po' le decorazioni che andremo a fare un po' insieme, un po' le ho già fatte io, se no il video sarebbe venuto comunque troppo lungo. A dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. Ragazzi, come avete visto dall'ultima clip velocizzata, adesso ho preso una busta trasparente perché non mi va di buttare sinceramente tutto ciò che ho fatto l'ultima volta. Metterò tutto qua dentro, invece le puntine le metto nella classica scatoletta perché neanche quelle vanno sprecate. Allora, ragazzi, la prima cosa che avevo in mente di fare era di dividere, avete presente la bacheca con una striscia in due lati, cioè quindi dividerla così con una decorazione e avere due triangoli ai lati. Poi capirete se non avete capito. La divisione della bacheca l'andremo a fare innanzitutto. Non sarà una divisione orizzontale, ma obliqua. Con questi, questo qua mi sono ispirata ad una ragazza, chiaramente perché sarebbe stato impossibile crearlo da me, e ne ho fatti un po'. Ora chiaramente andremo a farli insieme. Ne ho fatti quattro, ora ne andremo a fare un altro con due colori che non ho ancora abbinato, che sono rosa chiaro e fucsia, che secondo me fanno un bel abbinamento e sono praticamente in tema appunto primaverile perché si assomigliano un po' a dei fiori e l'unica cosa di cui avrete bisogno saranno appunto dei post-it e della colla e di un tubetto di colla. E vi servirà se avete una matita con tipo una punta oppure anche uno stuzzicadenti va benissimo. Allora, per prima cosa, appunto, avete bisogno di due colori diversi per creare un contrasto. Io vado a prendere rosa chiaro e il fucsia, che in questo momento è fantastico in fondo. Ecco qua. E avrete bisogno di 4 di uno e 4 di un altro, quindi li andiamo subito a staccare. Mi raccomando, non staccate mai i post-it così, ma di lato, così che non si alzino. Vado già a prenderne 4, 3 e 4 di uno, e poi 1, 2, 3. E 4 di un altro. Perfetto.
La prima cosa che dovete fare è prendere un post-it. Mi raccomando, se voi avete i post-it senza la parte appiccicosa è meglio, perché diciamo che con la parte appiccicosa farete un po' più di fatica, ma io in questo momento ho soltanto quelli appiccicosi e perciò non, la prima cosa che bisogna fare è fare questa cosa, cioè piegarlo in due dalla parte non appiccicosa, perché se lo piegate dalla parte appiccicosa si attacca e non si apre più. Quindi la parte appiccicosa è fuori. Poi riaprite e andate a fare un tipo triangolo. Ok. E questo passaggio lo andiamo a fare con tutti gli altri. Quindi si piega, si apre e si fa questo triangolino. Ora vi metterò chiaramente la parte velocizzata. How long have you been smiling? It seems like it's been too long. Some days I don't feel like trying. So what the fuck are you on? Whoa, I think too much, we drink too much. Falling in love like it's just nothing. I want to know, where do we go? When nothing's wrong, cause all the kids are depressed. Nothing ever makes sense. I'm not feeling alright. Staying up till sunrise and hoping shit is okay. Pretending we know things, I don't know what happened. My natural reaction is that. Ok ragazzi, adesso arriva il pezzo un po' più difficile. Dovete piegare praticamente così un post-it di un colore. Poi prendete uno dell'altro colore e lo piegate allo stesso modo così. Dopodiché dovete mettere la colla qua, in questo pezzo qua, e attaccarci praticamente il post-it in questo modo, così, proprio in questo modo. Scusate se sentite delle voci, ma a casa mia c'è un po' di gente, come sempre. Ok, e andate avanti così. Ad esempio ne prendiamo un altro, stesso modo, chiudiamo così. E apriamo quello rosa chiaro, mettiamo la colla qui, solo in questo angolino però, e ci attacchiamo uno fucsia. Anzi, in questo possiamo direttamente chiuderlo, quindi possiamo mettere la colla in tutta la parte inferiore e possiamo chiuderlo. Adesso stessa storia, mettiamo la colla qui e ce ne attacchiamo uno rosa chiaro con l'angolo in fuori. Poi non vi preoccupate se rimane aperto, tanto lo aggiustiamo dopo. Adesso anche qua ci attacchiamo la colla e andiamo ad attaccarne uno fucsia. E così via dicendo. Allora, quando arrivate all'ultimo, vedete che ce ne sono due fucsia vicini, dovete sempre mettere la colla qua, nel buchetto, attaccarci appunto l'ultimo rosa che vi rimane, e farlo entrare, cioè far entrare poi quello fucsia qua dentro, in modo tale da farli combaciare. Chiaramente prima di fare ciò va messa la colla, se no non terrà. Quindi ci mettiamo la colla. Ecco, e bene o male dovrebbe uscirvi questo affare. Nelle parti aperte andiamo a mettere la colla e a chiudere in tutti i buchi che vediamo, in modo tale che non si aprano più.
E questo dovrebbe essere il risultato, quindi andiamo ad unirlo a tutti gli altri. E questi ci serviranno per poi una decorazione. Per la seconda decorazione, allora, come decorazione ho deciso di mettere delle Polaroid, anche con le cornici un po' tema foglie, farfalle e robe varie, anche per decorare, anche perché non ho mai appeso delle Polaroid. E in più nei buchi, che rimarrà sicuramente qualche buchetto, ho deciso di fare queste quattro tipologie di foglie, di farne un bel po', chiaramente questi saranno i miei stampi, diciamo, e poi li andremo a ritagliare e assembleremo il tutto e vedremo un po' come sarà il risultato. Allora ragazzi, ecco qua le nostre quattro tipologie di foglie, che alla fine sono abbastanza strane le forme, ma non avevo in mente chissà che cosa. E adesso farò però un taglio abbastanza grande, se no il video verrebbe troppo lungo, perché adesso andrò semplicemente ad utilizzare il verde e il giallo per fare le sagome di queste foglie. Ne farò, penso, 5 gialle, oppure 6 gialle e 5 verdi, non lo so, anche perché sinceramente sono abbastanza grandi, quindi non ne devo fare tantissime. Però comunque ora taglio, quindi ci vediamo dopo quando avrò fatto un bel po' di foglie. Perfetto ragazzi, è arrivato il momento di decorare la nostra bacheca. Andiamo a prendere le puntine e per prima cosa appunto avevo in mente di dividere la bacheca, quindi andiamo ad appendere queste girandole, non so come chiamarle, in questo modo, e andiamo a mettere una puntina anche sotto, nella parte sotto, perché sennò si stacca. Ok, andiamo chiaramente ad appendere quella che abbiamo fatto in questo video. Ok, aspettate un attimo. Perfetto ragazzi, proprio così. Adesso andiamo a metterci le Polaroid. Perfetto ragazzi, aggiunte le Polaroid e ora mancano le foglie. Perfetto ragazzi, ditemi se vi piace. Questa è la mia bacheca adesso. Ho messo appunto questi quattro origami così, poi tre Polaroid così e da questa parte, insomma, simmetrico, e poi un po' di foglioline in giro. Niente ragazzi, diciamo che si è fatto un po' tardi, io devo andare a cenare. Se questo video vi è piaciuto lasciate like, penso sia venuto abbastanza lungo perché adesso chiaramente non l'ho ancora montato. E niente, se volete altri video creativi arriviamo a 10 like. E niente, vi mando un bacione, iscrivetevi. Ah, non vi ho detto che l'aiuto delle foglie ritagliate mi ha aiutato anche mio nipote, quindi giù nella descrizione troverete anche il suo profilo TikTok. Io vi mando un bacione e vi saluto. Ciao!